Buongiorno, benvenuti alla presentazione dei corsi di laurea in lingue straniere. Sono Francesca Bianchi, il vicepresidente del corso di laurea in Scienza e Tecnica della Mediazione Linguistica. E oggi vi presenterò, i due corsi di laurea in parallelo. Lasciate che vi dica due parole su di me, così avete anche un contorno più ampio. Io insegno lingua inglese e in particolare interpretazione alla triennale e traduzione audiovisiva alla magistrale. Quindi, naturalmente, durante la presentazione, alla fine della presentazione, meglio, potrete farmi domande su entrambi i corsi di laurea e in particolare su Scienze Tecniche della Mediazione Linguistica e sulle materie tecniche specifiche su cui noi vi prepariamo. Per fare questo, condividerò con voi un PowerPoint. Alla fine del PowerPoint, vedrete anche le testimonianze di due nostri ex studenti che vi parleranno del loro lavoro e delle caratteristiche necessarie per svolgere le loro professioni, la professione del traduttore e la professione del mediatore linguistico-culturale. Appena prima di avviare questi video, queste testimonianze video dei nostri studenti, vi daremo spazio, o meglio, apriremo la chat per le domande. Quindi, mentre guardate i video, voi potrete inviarci via chat eventuali domande a cui risponderò oralmente. Vediamo cosa vuol dire studiare le lingue straniere a Lecce. Innanzitutto, la prima domanda che dovete porvi è perché studiare lingue straniere? Ha degli sbocchi lavorativi? Quali sono? La risposta in senso generale è sì, assolutamente, tantissimi sbocchi lavorativi, infiniti sbocchi lavorativi, perché la comunicazione è internazionale. Quindi qualsiasi momento lavorativo in cui vengono a contatto persone, merci, attività svolte in paesi stranieri richiede competenze linguistiche importanti. Naturalmente ci sono alcuni ambiti, diciamo, più tradizionali che sicuramente vi sono venuti in mente, come la scuola. Voi vedete tutti i giorni insegnanti di lingua straniera a scuola, l'editoria. Sicuramente avete letto libri, tradotti, romanzi, poesie tradotte dall'inglese all'italiano. L'ambito del turismo, un ambito estremamente diffuso in questo territorio, ma non sono gli unici. Non sono gli unici, questi sono solo i più tradizionali. I laureati in lingue trovano impiego addirittura nei servizi di comunicazione, nel commercio, in tutto l'ambito scientifico-tecnologico, nell'organizzazione di eventi, nel settore legale. Perfino. Pensate alla traduzione di brevetti, pensate alla traduzione di documenti legali, pensate all'interpretariato giuridico presso la polizia, nei tribunali, solo per fare alcuni esempi, nel settore dell'arte e spettacolo, nella pubblica amministrazione, ma persino nello sport e addirittura nel settore bancario. Probabilmente in molti altri che qui non ho elencato. Ne vedremo adesso qualcuno, non tutti, tra quelli su cui puntiamo maggiormente nel corso di laurea in Scienze Tecniche della Mediazione Linguistica. Naturalmente uno di questi è il settore turismo. Avrete sicuramente pensato, una volta sentita la parola turismo, al receptionist nelle strutture ricettive. Certo, questa è una delle tante possibilità, così come l'assistente di volo o l'assistente di terra negli aeroporti, ma vi sono poi le navi da crociera che vi portano in giro per il mondo e lì le
possibilità di lavorare con la lingua sono infinite, arrivando al commissario di bordo, che è una figura estremamente importante e di grande ruolo, un ruolo molto rispettato, un po' l'equivalente del capitano della nave, ma per i passeggeri, è colui che organizza tutte le attività dei passeggeri, le attività ludiche. La mediazione linguistica culturale, che nel settore turistico significa guida turistica per stranieri, gestione di portali legati al turismo, tanto per elencarne alcuni. Un altro settore che mi interessa mostrarvi è quello della pubblica amministrazione e community services. Per community services si intendono tutti quei settori della pubblica amministrazione quali la sanità, la polizia, gli ambiti legati alla migrazione, e potete subito immaginare quanto lavoro ci sia in questi ambiti per un mediatore linguistico e culturale. Poi ci sono anche però il personale di ambasciata o il lavoro presso le amministrazioni di altro tipo. L'ultimo che guardiamo in questo momento è arte e spettacolo, è un settore su cui noi puntiamo molto alla magistrale e che include professioni quali ad esempio la preparazione di testi per il doppiaggio, la sottotitolazione, sottotitolazione per non udenti e sottotitolazione di film stranieri per il pubblico italiano, ad esempio, la sovratitolazione teatrale, interprete nei festival del cinema, interprete a eventi e spettacoli in televisione, avrete sicuramente visto gli interpreti a talk show, la localizzazione di videogiochi, questo è un altro settore su cui c'è moltissimo lavoro, o addirittura il doppiaggio. Vediamo cosa offre l'Università del Salento per prepararsi nelle lingue straniere. L'Università del Salento offre due corsi di laurea triennali, Scienze Tecniche della Mediazione Linguistica nella classe L12, Mediazione Linguistica, corso a numero programmato, e Lingue, Culture e Letterature Straniere, classe 11, invece un corso a numero aperto. Ciascuno di questi corsi prosegue poi in una laurea magistrale. La prosecuzione naturale di mediazione linguistica è traduzione tecnico-scientifica e interpretariato. La prosecuzione naturale di lingue e culture è invece lingue moderne, letterature e traduzione. Naturalmente si possono affrontare i percorsi anche in maniera incrociata o addirittura accedere ai magistrali da un percorso altro esterno. E approfitto di questa slide per segnalarvi una cosa molto bella ma ancora poco conosciuta, perché è attiva solo da un paio d'anni, il corso magistrale di traduzione tecnico-scientifica e interpretariato presenta due indirizzi, uno che si svolge interamente a Lecce e un indirizzo internazionale di cui si svolge il primo anno a Lecce e il secondo anno all'Università di Essex. Si completa la tesi di laurea ad Essex e in questo percorso si esce con due titoli, la laurea magistrale italiana e il master magistrale, l'equivalente del magistrale, inglese. È un'opzione molto interessante da tenere naturalmente presente per il futuro. Naturalmente i corsi di laurea in lingue straniere offerti a Lecce hanno molte somiglianze. Entrambi si strutturano in corsi tenuti dai docenti, lettorati svolti da madrelingua, sono attività laboratoriali e tirocini legati al percorso di studi. A questo si aggiungono i soggiorni all'estero, a cui si accede tramite il programma Erasmus o il programma Erasmus Mundus per i paesi della Comunità Europea o tramite accordi con altri paesi del resto del mondo, in particolare abbiamo accordi con Giappone, Cina, Brasile, ma non solo. In entrambi i corsi di laurea di lingue straniere gli ambiti disciplinari sono gli stessi,
quindi le lingue straniere, le letterature straniere, la linguistica italiana, la letteratura italiana, la linguistica generale e la semiotica, storia, geografia e informatica. E in entrambi i corsi di laurea la didattica è svolta tramite metodologie formative all'avanguardia, l'uso di piattaforme e-learning, programmi software a sostegno dell'apprendimento delle lingue e della traduzione, programmi di mobilità virtuale, il tutto per creare dei percorsi collaborativi e condivisi che pongono lo studente al centro del percorso formativo. Però esistono anche delle differenze tra i corsi che non sempre emergono facilmente dal manifesto degli studi e per questo abbiamo ritenuto opportuno focalizzare questa presentazione sui due corsi in parallelo per aiutarvi a decidere meglio quale dei due sia quello per voi più adatto o che possa interessarvi maggiormente. Innanzitutto, i due corsi offrono diverse combinazioni linguistiche. A mediazione linguistica si studiano tre lingue triennali, mentre a lingue e culture si studiano due lingue triennali e una lingua annuale. Delle tre lingue triennali di mediazione linguistica, l'inglese è obbligatorio per tutti. La lingua, chiamiamola B, può essere scelta tra un gruppo di lingue, francese, spagnolo, russo, cinese, turco, ebraico. La lingua C deve essere scelta tra tedesco, portoghese, giapponese, arabo e albanese. Questo significa che, per esempio, a mediazione linguistica non potrete studiare francese e spagnolo insieme. O non potrete studiare russo e cinese insieme. A lingue e culture studiate una lingua triennale, due lingue triennali, a scelta libera tra inglese, francese, spagnolo e tedesco. Potete mescolarle nella forma che preferite. A questo si aggiunge una lingua annuale studiata solo un anno, e lì potete scegliere tra portoghese, turco, ebraico e albanese. Questo cosa significa? È già un primo punto di riflessione. Se vi piace tantissimo l'inglese e volete assolutamente perfezionarvi in lingua inglese, probabilmente mediazione linguistica è il corso che fa per voi. Se invece siete stanchi di studiare inglese, perché comunque l'avete studiato già tanti anni, e volete fare altre lingue, allora, lingue e culture è quello che fa per voi. Oppure volete sì studiare, in particolare vorreste studiare spagnolo e francese insieme, lingue e culture è il vostro corso, ma non mediazione. Un'altra differenza è il focus, quindi l'attenzione, il carico di lavoro, il numero di esami e il numero di ore di studio che vengono dedicate nei due diversi corsi allo studio della lingua in quanto tale, lingua e linguistica, e della letteratura. Mediazione linguistica è molto spostata verso lo studio della lingua e della linguistica della lingua straniera, per cui acquisirete dai 50 ai 56 CFU in inglese soltanto, più 18-24 CFU nella seconda e nella terza lingua, per un totale di 92 CFU dedicati alle lingue straniere. I CFU, crediti formativi universitari, sono l'unità di misura dell'impegno dello studente su una singola materia e in qualche modo indicano anche il numero di ore che trascorrerete su quella materia e l'approfondimento che quella materia avrà all'interno del percorso di studi. A fronte dei 92 CFU sulla lingua straniera in mediazione linguistica, in lingue e culture, tra lingua A, lingua B e lingua C, avrete soltanto invece 45 CFU.
Perché? Perché lingue e culture spostano la loro attenzione sulla letteratura straniera in particolare. Quindi, mediazione linguistica, se fate mediazione linguistica avrete solo un esame di letteratura straniera da 9 CFU a scelta tra le lingue che studiate. Invece, se scegliete lingue e culture, avete 3 esami di letteratura nella lingua A, 3 esami di letteratura straniera nella lingua B, a cui si aggiungono in entrambi i corsi di laurea un esame di letteratura italiana da 9 CFU, quindi a mediazione linguistica in totale farete 18 CFU di letteratura, a lingue e culture in totale farete 63 CFU di letteratura. Quindi anche questa è un'altra cosa su cui dovete ragionare. Vi piace tantissimo la letteratura, è la cosa che in assoluto amate di più? Allora lingue e culture è il vostro percorso. Oppure sì, vi piace la letteratura, però anche lì volete provare a cimentarvi su altre materie più pratiche e maggiormente legate alla lingua in quanto tale, mediazione linguistica probabilmente è più adatto a voi. Perché questi diversi focus? Perché mediazione linguistica è indirizzata a lavori di redazione, di mediazione, lavori di traduzione per enti pubblici, privati, imprese e organismi politici nazionali e internazionali, mentre Lingue e Culture mira a preparare per l'insegnamento il giornalismo, l'editoria e la traduzione letteraria. Quindi, per riassumere, attenzione alle combinazioni linguistiche e alla lingua straniera, alle lingue straniere che volete studiare. Se vi interessa un focus sulla lingua e sulle attività pratiche legate alla lingua, scienza e tecnica della mediazione linguistica è quello che fa per voi. Infatti, mi sono dimenticata di renderlo chiaro subito, scienza e tecnica della mediazione linguistica è stato scelto apposta come nome di questo corso per sottolineare teoria e pratica della mediazione linguistica. E infatti in questo corso si svolgono molte attività pratiche come traduzione, corsi interamente dedicati alla traduzione e all'interpretariato. Lingue, culture e letterature straniere invece sviluppa competenze nell'ambito delle lingue straniere, ma punta molto anche sulle letterature straniere. Ora, benissimo, abbiamo deciso di studiare lingue straniere, ma perché dovremmo studiarlo a Lecce piuttosto che in qualche altra parte d'Italia? Ci sono tanti corsi di lingue straniere in queste due classi nel resto d'Italia. Noi cerchiamo di dire che lingue straniere ha qualcosa in più rispetto, lingue straniere a Lecce ha qualcosa in più rispetto alla media degli altri corsi italiani. Non lo diciamo noi, in realtà lo dicono le valutazioni che il corso di laurea ha ricevuto dagli studenti, dai propri studenti negli anni e dai valutatori nazionali. Ormai tutti i corsi di laurea vengono sottoposti a continue valutazioni di tutti i livelli, molto attente, molto invasive anche. E i risultati sono interessanti. A Lecce, a quanto pare, da queste statistiche, i docenti, c'è un altissimo numero di docenti con alta qualità della ricerca nell'ambito delle lingue straniere. Cosa significa qualità della ricerca? Significa anche alta qualità della didattica, perché un docente che fa ricerca è aggiornato sulle ultimissime novità del settore e le porta in classe, fornendo così agli studenti dei contenuti più innovativi, più moderni. Inoltre, dagli questionari degli studenti è emerso un enorme gradimento degli studenti per i corsi di laurea di Lecce, con valori superiori alla media della classe a livello nazionale, quindi alla media degli altri corsi di laurea delle stesse classi. E
Questo in particolare è legato alla grande disponibilità dei docenti di questi corsi. A Lecce inoltre trovate una gamma di lingue che è difficilmente offerta altrove, ben 12 lingue tra cui potete scegliere, e siamo gli unici a sud di Roma ad offrire mediazione linguistica in abbinamento a lingue non europee. Inoltre a Lecce vi sono alcuni interessanti centri di ricerca legati alle lingue straniere, come il Centro di Studi sulle Minoranze e il Centro di Ricerca Interdisciplinare sul Linguaggio, dove ad esempio si fa ricerca sulle neuroscienze e la reazione del cervello alle varie attività linguistiche, leggere, scrivere, tradurre, guardare sottotitolazione. Hanno delle apparecchiature molto all'avanguardia, come quelle che vi sto mostrando in questo momento, e consentono di fare ricerche particolarmente interessanti. Forse vi state chiedendo, vabbè, ma io quando mai userò queste attrezzature? Beh, potreste tranquillamente utilizzarle per la tesi di laurea, triennale o magistrale. Oppure, se desiderate continuare gli studi anche dopo la magistrale, potreste iscrivervi al nostro dottorato. Ora passiamo a un argomento che sicuramente vi sta a cuore. Come si fa ad accedere e iscriversi a questi corsi di laurea? Allora, Scienze Tecniche della Mediazione Linguistica è un corso a numero programmato con test selettivo. I posti sono solo 150 a fronte di mediamente da 300 a 500 richieste di accesso, persone, studenti che provano il test di accesso. Il test includerà 80 domande sulla lingua italiana, sulla lingua inglese, la storia e la geografia. Attenzione, per l'inglese il test è di livello B1-B2, perché questo è il livello minimo indispensabile per poter poi seguire le lezioni dei corsi, fare esercizi di traduzione e di interpretazione. Il test si realizzerà solo in un'unica occasione, a fine luglio, e sarà in presenza, sempre che le circostanze non peggiorino da qui ad allora. Attenzione però che a fine maggio, e quindi tra pochissimi giorni, uscirà il bando per l'iscrizione al test. Quindi, se siete interessati a provare il test di STML, dovete tenere d'occhio il sito dell'Ateneo. Nel bando per STML troverete tutte le indicazioni dettagliate su come iscriversi al test che si svolgerà a luglio. Il corso di laurea in Lingue, Culture e Letterature Straniere invece non ha numero programmato, è a iscrizione libera. Voi vi iscrivete appena verranno aperte le iscrizioni e al termine della vostra iscrizione farete online un piccolo test valutativo che serve al corso di laurea per capire le vostre conoscenze in ingresso. In questo caso il test valutativo verterà su principi generali della Costituzione e del funzionamento degli organi dello Stato, elementi fondamentali di letteratura italiana, un po' di storia dell'arte, qualche quesito di logica, elementi base di informatica, lingua italiana e lingua inglese. Con questo ho detto quello che volevo dirvi nella presentazione dei due corsi, spero di essere stata abbastanza chiara. Adesso invece lasciamo la parola a dei nostri ex studenti che appunto vi descriveranno le loro esperienze lavorative e cosa significa svolgere ad esempio il lavoro del mediatore linguistico culturale. Lo studente, mi fermo un istante solo per ricordarvi che da adesso in poi saranno anche aperte le domande, quindi mentre guardate questi video potete già iniziare a scrivere le vostre domande nella chat se avete delle domande da pormi e io vi risponderò al termine delle due presentazioni. Il primo video
che vi mostro è di un nostro studente che si è laureato un anno e mezzo fa e ora lavora come mediatore linguistico-culturale. È entrato, ha iniziato questo lavoro già nel tirocinio, al terzo anno, e l'azienda ha poi deciso di tenerlo e dargli un impiego immediatamente. Ciao a tutti, sono Antonio Manzinaro e sono un mediatore linguistico-culturale presso un centro di accoglienza per rifugiati. Il mio lavoro consiste nel prendere parte come mediatore linguistico-culturale in colloqui tra il rifugiato e avvocati o psicologi. Inoltre un'altra mansione che ho è quella di accompagnare i rifugiati presso gli uffici del territorio affinché possano prendere parte ai servizi che vengono offerti. Il mio non è un lavoro d'ufficio, è un lavoro molto dinamico e ho ogni giorno a che fare con persone. Si hanno continue relazioni umane che a volte possono anche evolversi in conflitti, ma altre volte possono anche risultare molto costruttive. Per svolgere questo lavoro bisogna essere sempre volenterosi per lavorare in team e in un contesto multiculturale. Le competenze indispensabili sono quelle linguistiche. Ho studiato presso l'Università del Salento a Lecce, mi sono laureato in mediazione linguistica, ho potuto potenziare le mie competenze linguistiche grazie al progetto Erasmus, che mi ha dato una marcia in più anche nel mondo lavorativo. Studiare a Lecce mi ha permesso di conoscere il territorio e di prendere parte alla vita studentesca molto attiva all'interno della città di Lecce, ma anche di conoscere tutti i servizi e gli uffici del territorio per i quali poi mi sono trovato a lavorare. Sicuramente consiglierei questa professione a chiunque ami lavorare in contesti multiculturali e a chi ha capacità di intessere relazioni umane, ma soprattutto a chi ha capacità di ascolto empatico. Vediamo ora la testimonianza di un altro studente che vi descriverà il lavoro del traduttore in ambito giuridico. E anche questo studente ha svolto con noi la laurea triennale, la laurea magistrale e in seguito ha deciso di restare con noi a fare un dottorato. Un dottorato che è con doppio titolo con l'Università di Vienna. Buongiorno, sono Davide Parmisano, lavoro come traduttore e interprete professionista, soprattutto nell'ambito della traduzione dell'interpretariato giuridico. Il lavoro consiste fondamentalmente nella mediazione linguistica e lavorando principalmente nell'ambito giuridico spesso vengo incaricato di tradurre atti ufficiali, atti pubblici, certificati, contratti notarili oppure sentenze di tribunale. Gli aspetti positivi di questa professione sono molti. Sicuramente lavorando come libero professionista il vantaggio maggiore è quello di poter gestire il lavoro e gestire soprattutto le tempistiche del lavoro autonomamente. Non parlerei di aspetti negativi, sicuramente si tratta di un lavoro piuttosto faticoso che richiede un altissimo livello di concentrazione e di formazione continua. So, ich habe gerade Ihre Frage bekommen. Und wenn Sie der italienischen Sprache nicht mächtig sind, dann benötigen Sie auf jeden Fall einen Dolmetscher. Le competenze più importanti sono sicuramente quella linguistica nelle lingue di lavoro, ma soprattutto anche una competenza culturale. Uno degli aspetti più importanti è anche la curiosità, quindi una volontà costante di essere aggiornati sulla situazione politica, sociale, economica e culturale.
Ho iniziato ovviamente all'università con la mediazione linguistica, ho studiato traduzione e interpretariato sia in un corso di laurea triennale che in un corso di laurea specialistica. Successivamente mi sono trasferito subito in Germania, dove ho iniziato a lavorare e ho continuato poi con una formazione nell'ambito della traduzione e dell'interpretariato per la giustizia, fino ad arrivare poi ad esercitare la professione vera e propria di traduttore e interprete. Il percorso universitario mi è stato sicuramente utile perché ho avuto la possibilità ovviamente di apprendere le nozioni fondamentali della traduzione e dell'interpretariato. Molte cose le ho imparate anche nella pratica lavorativa, soprattutto questioni inerenti all'etica, all'organizzazione del lavoro. Le doti per fare questo lavoro sono quelle che servono secondo me per qualsiasi professione, ovvero una grandissima passione per quello che si fa, costanza e impegno per raggiungere i propri obiettivi e soprattutto la capacità di mantenere sempre alto il livello di concentrazione e di voglia di scoprire cose nuove. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft und mögen Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Bene, spero che le abbiate trovate interessanti. Ora passerò a guardare le vostre domande e a rispondere alle vostre domande. Naturalmente potete contattarci anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Se vi vengono in mente nuove domande o nuovi dubbi, potete scriverci. Dubbi su scienze tecniche della mediazione linguistica potete scrivere a me. Per dubbi su lingue, culture e letterature straniere è meglio se scrivete a Gerhard Hempel, il presidente dell'altro corso di laurea. Grazie, allora vediamo. Passiamo un attimino a vedere alle vostre domande. Sì, vedo varie domande. Allora, l'esame di ammissione per mediazione linguistica in presenza. Questo vuol dire che sarà orale? No, vuol dire che sarà scritto. È in presenza ma scritto, sono tutte domande a scelta multipla. Ma le iscrizioni per lingue e culture quando saranno? Come per gli altri corsi di laurea a numero non programmato, le iscrizioni verranno aperte a breve, credo già da luglio. E anche per questo dovete tenere d'occhio il sito di Ateneo, poiché sul sito di Ateneo verranno forniti tutte le istruzioni per le iscrizioni ai vari corsi di laurea. Qual è orientativamente il periodo per l'iscrizione LCLS? La risposta è esattamente uguale a quella precedente. Per lingue, culture e letterature straniere, comunque, poiché non esiste un numero programmato, voi potete iscrivervi dall'apertura delle iscrizioni fino a novembre. Non c'è una scadenza. Lei consiglierebbe come abbinamento di lingue russo e giapponese? Qualsiasi abbinamento di lingue è valido e interessante. E quello che io suggerisco è di scegliere lingue che vi appassionino, che vi piacciono, perché dovrete lavorare tanto su quelle lingue. Il giapponese, come le lingue asiatiche, richiede un particolare impegno, perché le lingue asiatiche hanno un approccio totalmente diverso, non sono lingue alfabetiche. Quindi l'approccio anche allo studio è totalmente diverso. Il russo invece è una lingua alfabetica e in questo è comunque un po' più vicina a quelle europee. Io ho studiato russo oltre che inglese, l'ho trovato bellissimo e mi è piaciuto molto. Però appunto è una scelta personale, non esiste un abbinamento migliore di un altro. Dove verrà pubblicato il bando per scienze tecniche della mediazione linguistica? Verrà pubblicato sul sito di Ateneo, nella sezione bandi e concorsi, e sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici, nella sezione didattica, appunto dedicata ai bandi. È possibile trovare i test degli anni precedenti o degli esempi dei test di STML. Potete trovare un esempio minimo, un minimo numero di esempi delle domande su Universitaly, andando a cercare il corso di laurea STML in Universitaly. Dovete però guardare per ora quello dell'anno scorso, ma l'esempio è sempre quello. Vediamo un'altra domanda. Si conoscono le date del test d'ingresso per LM94. LM94 è la magistrale.
Quindi non so se la domanda è stata formulata in maniera corretta. Comunque, anche i bandi per le magistrali sono pubblicati sul sito del Dipartimento. Per l'accesso alle magistrali ci sono più finestre, non è un unico test, l'accesso alla magistrale ILM94 è in presenza, è orale e ci sono almeno quattro momenti durante l'anno. Sempre guardate il sito del Dipartimento, sezione didattica, Dipartimento di Studi Umanistici, sezione didattica, bandi di accesso. Vediamo qui un'altra domanda. Presupponiamo che si scelga lingue e culture straniere per una forte passione in letteratura e successivamente durante il proprio percorso universitario si decide a studiare mediazione linguistica. Quali difficoltà si incontrano? Allora, innanzitutto, questo è giusto chiarirlo. Se voi iniziate con scienze tecniche della mediazione linguistica, potete in qualsiasi momento passare a lingue e culture senza problemi. Se voi iniziate lo studio in lingue e culture e poi decidete di passare a mediazione linguistica, dovete per forza fare comunque il test di ammissione di primo anno, anche se magari avete già studiato per un anno le lingue straniere. E potrete accedere al secondo anno solo se ci sono posti liberi al secondo anno, cioè se qualcuno ha rinunciato nel passaggio dal primo al secondo anno e previo superamento del test di ammissione al primo anno, comunque, perché è un corso a numero programmato. In questo caso, se uno riesce a entrare poi al secondo o al terzo anno di STML, gli verranno riconosciute quante più materie ed esami sostenuti, ma dovrà probabilmente colmare alcuni esami che non erano previsti nell'altro corso di laurea. L'esame prevede di avere la certificazione B1 o B2 o semplicemente le competenze? No, prevede di avere le competenze, perché le competenze le valutiamo noi durante il test. Quindi se avete una certificazione tanto meglio, ma non dovete presentarla, non ci interessa. La cosa fondamentale è che voi abbiate realmente delle competenze B1, B2 o superiori. Così farete un buon test e vi classificherete nei posti alti in graduatoria. Il test per lingue e culture sarà a maggio. Non c'è nessun test per lingue e culture. A lingue e culture si entra, ci si iscrive e basta. Alla fine dell'iscrizione farete un piccolissimo test online che però non preclude l'accesso. Serve solo ai docenti del corso per capire con quali livelli di competenze state entrando. Un'altra domanda: secondo lei è possibile intraprendere questo percorso senza avere basi solide? Allora, la domanda posta così è un tantino generica. Innanzitutto distinguiamo tra lingue, culture e letterature straniere e scienze tecniche della mediazione linguistica. A lingue, culture e letterature straniere siete liberi di scegliere le combinazioni linguistiche che volete e più o meno tutte le lingue partono al primo anno da livelli molto bassi, proprio per consentire a tutti di accedere. A scienze tecniche della mediazione linguistica assolutamente no, dovete avere delle solidissime basi di inglese, altrimenti non riuscirete neanche ad entrare. Non sono invece richieste competenze nelle altre lingue straniere, perché in queste altre lingue straniere, diciamo, vediamo noi le competenze. E a questo proposito mi permetto di dire una cosa che ho osservato nel tempo. Allora, parlo in particolare per scienze tecniche della mediazione linguistica, ma vale per entrambi i corsi. Ovviamente a mediazione linguistica siete obbligati a scegliere il percorso della lingua inglese, non pensiate però di poter dire: ah, ma l'ho studiata per tanti anni, quindi l'inglese sarà una passeggiata, perché l'inglese, le attività di lingua inglese che facciamo all'università sono molto diverse da tutto ciò che voi avete fatto fino ad adesso. Altrimenti non saremmo un'università, saremmo una scuola superiore. Quindi dovete entrare nell'ottica che anche l'inglese, anche se lo avete studiato per tanti anni,
dovrà essere una delle vostre principali attenzioni con frequenza e studio molto impegnativo anche. Si può studiare mediazione linguistica e poi insegnare, non in maniera così diretta. Innanzitutto all'insegnamento non si accede con una laurea triennale, ma solo con una magistrale, e questo in generale. Detto ciò, il corso di laurea in Scienze Tecniche e Mediazione Linguistica non prepara, non è indirizzato specificamente all'insegnamento. Quindi, se studiate mediazione linguistica e in seguito vorrete comunque lasciarvi aperta la porta dell'insegnamento nella scuola, dovrete integrare il vostro percorso di studi con ulteriori esami di letteratura straniera e ulteriori esami di didattica delle lingue, che non sono previsti nel nostro percorso triennale più magistrale, proprio perché non è indirizzato all'insegnamento. Secondo lei, vi è opportunità di lavorare come traduttore in ambito giuridico, studiando due lingue come russo e giapponese in Italia? Le possibilità sono varie ed eventuali. C'è un po' di tutto. Ora vi spiego perché, per esempio, noi a Scienze Tecniche della Mediazione Linguistica abbiamo deciso di avere l'inglese obbligatorio. Perché l'inglese fa da lingua veicolare internazionale in tutti i contesti. Quindi, russo e giapponese danno molto lavoro, ma avere poi una buona competenza di inglese come quella che noi forniamo vi consente di avere sempre la certezza del lavoro, indipendentemente dalla seconda e dalla terza lingua. Non ho statistiche alla mano, non so neanche se esistono, sulla quantità di lavoro in ciascuna lingua. L'insegnamento è possibile come suo collaborativo, abbiamo già risposto. Vediamo, a parità di valutazioni, su un numero superiore a 150 studenti, come viene effettuata la scelta per il test di ammissione a mediazione linguistica? Allora, a mediazione linguistica viene fatta una graduatoria. Voi fate il test, lo fate il meglio possibile e verrà stilata una graduatoria sulla base dei risultati. Nella graduatoria i primi hanno il diritto di scegliere per primi di entrare. Se i primi 100 posti, gli studenti nei primi 100 posti per qualche motivo personale decidono di non iscriversi a Scienze Tecniche della Mediazione Linguistica, pian pianino la graduatoria scorre verso il basso fino ad arrivare però a una soglia minima di ingresso. Tutti i dettagli di questo meccanismo saranno descritti nel bando. Ah, la domanda successiva mi piace tanto. Quando è possibile visitare l'università? In questo momento Covid faccio fatica a potervi dire quando visitare l'università, perché l'università in questo momento è chiusa. Negli anni normali avevamo degli eventi, tanti incontri in vari periodi. Speriamo che di tornare ad avere nuovamente incontri a inizio d'anno e durante l'anno. Vediamo come evolve la situazione. Vorrei frequentare lingue e culture, però non sono molto convinta per quanto riguarda la lingua che sceglierò per il secondo anno. Mi chiedevo se si potesse scegliere da un altro blocco, per esempio arabo e cinese. No, allora, a lingue, culture e letterature straniere non potete scegliere né arabo né cinese, perché arabo e cinese appartengono solo, come anche giapponese e russo, appartengono solo a scienza tecnica della mediazione linguistica. A lingue e culture straniere potete scegliere solo le lingue che sono offerte in quel corso di laurea, quindi potrete scegliere inglese, francese, spagnolo, tedesco triennali, entrambi, due lingue triennali, portoghese, turco, ebraico e albanese come lingue annuali. Non c'è altra possibilità, purtroppo. Vediamo un'altra domanda. Questa abbiamo già risposto. Come funziona per i 24 CFU per l'insegnamento? C'è un corso apposito all'Università del Salento. Allora, i CFU
specifici abilitativi all'insegnamento, sì, vengono erogati anche all'Università del Salento, ma per accedervi dovete comunque avere già una laurea magistrale di qualche tipo. E non so dirvi di più però su questi CFU perché vengono organizzati dall'Ateneo direttamente. Mi sembra che le domande che vengono poste adesso siano una ripetizione di quelle precedenti, tranne questa: quante ore di frequenza obbligatoria presentano i due corsi? Allora, la frequenza non è obbligatoria come a scuola, nel senso che se non venite a lezione chiediamo la giustificazione ai vostri genitori. No, non funziona così. Però la frequenza è altamente consigliata, perché le lingue straniere in particolare e cose come la traduzione, l'interpretazione non si possono studiare su un libro. Non posso darvi un libro e dire studiate da pagina 1 a pagina 100 e se lo studiate bene superate l'esame. Sono attività che richiedono esercizio e feedback, quindi commenti da parte del docente che vi indirizza e vi aiuta a migliorare. Quindi, come per tutti i corsi di laurea, ma in particolare i corsi di laurea in lingue, non c'è obbligo di frequenza, ma la frequenza è fortemente consigliata. Le lezioni nei nostri corsi di laurea di lingue sono sia al mattino che al pomeriggio, dal lunedì al venerdì e talvolta anche al sabato mattina. Questo perché nel calendario cerchiamo di non mettere sovrapposizioni tra le varie lezioni, e quindi per ottenere questo risultato dobbiamo sparpagliare un po' le lezioni su tutto il calendario. E ricordate che oltre alle lezioni ci sono i laboratori didattici, i laboratori linguistici con i madrelingua, che vanno a riempire per benino la giornata. Si può lavorare in strutture come gli aeroporti in una laurea in lingue e culture? Sì, allora nel settore privato si può accedere più o meno a qualsiasi professione con qualsiasi laurea. Il mercato privato non guarda il titolo, ma guarda le competenze. Ti fa un'intervista e decide, o ti fa fare degli esami, e decide se le tue competenze sono buone o no. Quindi il problema non è tanto il titolo nel lavoro privato, quanto avere delle grandissime competenze linguistiche, quindi saper davvero parlare, saper davvero scrivere, saper davvero tradurre in quelle lingue. Per lingue e culture, posso scegliere giapponese? No, neanche come materia in più e neanche come crediti a scelta, purtroppo, perché giapponese appartiene al gruppo di scienze tecniche della mediazione linguistica, a cui si accede solo tramite un test. Si può fare 3 anni di mediazione linguistica e poi magistrale in lingue e culture? Sì, assolutamente, e potrebbe anche essere un percorso molto interessante, certamente. In quale sede si svolgono le lezioni e gli esami? I corsi di lingue sono tutti nel polo urbano, sulla città di Lecce, in zona Porta Napoli. Ci sono 3 o 4 edifici, tutti intorno all'obelisco, sicuramente conoscete la zona, e siamo lì, ogni edificio è a distanza di 100 metri dall'altro. E lì facciamo esami e lì facciamo lezioni e ricevimenti per gli studenti. Come funziona l'esame di traduzione? Direi piuttosto come funziona il corso di traduzione. Nel corso di traduzione vi insegniamo cosa significa traduzione a livello professionale. Voi forse avete anche tradotto qualche frase o fatto qualche piccola traduzione a scuola, ma per lo più o avete trovato qualche esercizio di traduzione nei testi di grammatica. Non è quella la traduzione professionale. Quegli esercizi che avete fatto voi sono tutti mirati semplicemente a far tradurre piccole frasi ai fini di verificare una competenza lessicale o grammaticale. Noi invece lavoriamo secondo le modalità professionali e vi insegniamo le tecniche di lavoro professionali. L'esame poi rifletterà le competenze e le specificità studiate durante l'anno. Come funziona il primo giorno di università? Il primo giorno di università funziona che prima del primo giorno
dovete avere controllato il sito dell'università, guardato l'orario delle lezioni, preso nota del luogo in cui si svolgerà la vostra lezione e vi presenterete quel giorno in quell'aula dove troverete il docente che inizierà a fare lezione. All'inizio del primo semestre, ma non necessariamente il primissimo giorno, faremo un incontro per le matricole in cui spieghiamo il funzionamento in generale del corso di laurea e delle varie attività, dei CFU, dei tirocini, dell'Erasmus, incontrerete i rappresentanti studenti, ma non il primissimo giorno perché il concetto di primo giorno può essere un pochino lasco all'università. Come mi consiglia di prepararmi per il test di ammissione per mediazione linguistica? Allora, il test ovviamente bisogna, in teoria dovete già essere preparati, cioè dovete già avere studiato per tanti anni, perché le lingue italiana e straniera si costruiscono nel tempo. In particolare, per prepararsi al test, comunque suggerisco di riprendere bene in mano un bel testo di grammatica e fare tanti esercizi di grammatica inglese e di grammatica italiana. E di ampliare il vocabolario nelle due lingue il più possibile. Fate attenzione anche alla lingua italiana, perché noi spesso parliamo in casa, in famiglia, con gli amici, una varietà che non è una varietà standard di italiano, ma una varietà colloquiale. Viceversa, all'università sarà richiesto un livello di italiano standard molto alto, con una capacità lessicale estremamente ampia. In seguito all'iscrizione a Lingue, Culture e Letterature Straniere bisogna registrarsi sul sito dell'Università di Salento. Diciamo che è il contrario. Dovete obbligatoriamente registrarvi tramite il sito dell'Università del Salento per potervi iscrivere a Lingue, Culture e Letterature Straniere. Ci sarebbe un corso online organizzato dall'Università per potersi preparare al test? No, mi dispiace, non abbiamo corsi né online né in presenza in preparazione al test di scienza tecnica della mediazione linguistica. Si tratta comunque di competenze grammaticali fondamentalmente e di ampiezza di vocabolario. Allora, vediamo una domanda sulla magistrale. La magistrale in mediazione linguistica, uscendo da lingue e culture straniere, è fattibile rispetto a chi esce da scienza tecnica della mediazione, avendo naturalmente la strada più spianata, quali difficoltà si incontrano, si hanno troppe lacune in ambito tecnico specifico. Non ci sono particolari lacune nel passare da lingue e culture verso la magistrale in mediazione linguistica, purché il livello di lingua nelle due lingue straniere sia molto alto. L'unica, e infatti il test di accesso alla magistrale in mediazione linguistica valuta la capacità di parlare e l'ampiezza di vocabolario acquisita dallo studente nella prima e nella seconda lingua. È vero, però, che agli studenti che vengono da lingue e culture manca un pochino della teoria della traduzione che i nostri studenti hanno già fatto, ma quella si può compensare facilmente leggendo un libro specifico, un testo di traduzione specifico. Come funziona l'Erasmus? Allora, lo scambio Erasmus è un'opportunità offerta dalla comunità europea che finanzia gli scambi, quindi chi fa richiesta di scambio Erasmus otterrà un finanziamento, una borsa di studio che normalmente riesce a coprire le spese di viaggio, vitto e alloggio nel paese straniero. L'ufficio Erasmus, esiste un ufficio apposta, si chiama in realtà Ufficio Internazionalizzazione, emette dei bandi due volte l'anno. Lo studente risponde a quei bandi e sulla base dei crediti acquisiti e di un'altra serie di parametri specificati nel bando viene stilata una graduatoria. I vincitori della graduatoria sono autorizzati ad andare in Erasmus con questa borsa di studio. Abbiamo un'altra domanda.
Per le lingue che non si conoscono, si fa grammatica, lingue e culture straniere? Beh, certamente, non è che possiamo immaginare che voi vi scrivete una lingua che non conoscete e dovete anche impararvela da soli. Siamo lì apposta noi a fornire dei corsi e dei lettorati che vi aiutino a costruire le competenze grammaticali e le competenze lessicali e la capacità di parlare, scrivere, ascoltare e capire in lingua straniera. Per tutte le nostre lingue. Quando pubblicherete il bando per iscriversi alle CLS o STML? Il bando per STML esce tra pochi giorni. La data precisa non ve la posso dire perché è nelle mani della segreteria, ma esce entro fine maggio e il bando rimane aperto circa un mese. Comunque voi guardate nei prossimi giorni, controllate tutti i giorni il sito dell'università e vedete che i bandi usciranno entro fine maggio. Per quanto riguarda l'esame di mediazione, ci sono storia e geografia. Le domande sono di conoscenza generale, sì, conoscenza generale di tipo scolastico, quindi ci basiamo sulle competenze che tipicamente gli studenti acquisiscono su storia e geografia nel percorso tra la scuola media e la scuola superiore. Nell'ambito della traduzione, il corso di mediazione in quali settori forma lo studente, letterario, giuridico, scientifico? Allora, questa è una domanda interessante. A Scienze Tecniche della Mediazione Linguistica abbiamo adottato questo metodo. Innanzitutto forniamo delle competenze metodologiche che consentano allo studente di affrontare qualsiasi tipo di traduzione in qualsiasi ambito in autonomia. Detto ciò, vi facciamo applicare queste competenze metodologiche tipicamente al settore turistico, alla triennale. Alla magistrale invece stesso approccio, forniamo le competenze metodologiche per rendervi autonomi e facciamo applicare le competenze nel settore medico e nel settore dell'audiovisivo. Per lingue, culture e letterature. Qual è la differenza di conoscenza della lingua con gli studenti che frequentano il corso di laurea in STML? Allora, riprendo in mano le carte. Chiaramente si lavora molto di più in classe col docente sulla lingua a STML, perché lavorate per 92 CFU. Ogni CFU sono 25 ore, 92 per 25, fate voi il calcolo, quante ore di lavoro lavorate solo e esclusivamente sulle lingue straniere. A lingue e culture, sulle lingue straniere, si lavora per 45 CFU, 45 per 25 è la metà di ore. La lingua però è anche una cosa un pochino effimera, per cui io mi costruisco la lingua straniera sia lavorando in classe, ma anche poi molto lavorando in autonomia. Quindi studenti diversi, a seconda di quanto si applicano a lezione, a seconda di quanto si applicano a casa e a seconda del loro background di partenza, inevitabilmente raggiungono poi livelli un pochino differenti. Però tendenzialmente per la lingua inglese, Scienze Tecniche Mediazione Linguistica prepara ad un livello B2 Plus in uscita C1, B2-C1 in uscita, e la maggior parte degli studenti lo raggiunge appieno. Se volessi provare il test per Scienze Tecniche della Mediazione Linguistica e non passandolo decidessi di iscrivermi all'altro corso, devo fare l'immatricolazione ad entrambi i corsi? No, non può fare l'immatricolazione a STML perché non ha superato il test. Lei può iscriversi però liberamente a lingue, culture e letterature straniere. E come tempistiche non c'è problema, perché lingue, culture e letterature straniere l'iscrizione è aperta da quando è aperta, tendenzialmente a luglio fino a novembre, senza problemi. Invece per scienze tecniche della mediazione linguistica c'è anche un limite all'iscrizione. Dovete superare il test per STML e iscrivervi entro i termini specificati nel bando, perché se non vi iscrivete noi dobbiamo andare avanti a scorrere la graduatoria e a lasciare spazio a qualcun altro che stava in graduatoria un pochino più in basso rispetto a voi, ma che decide di iscriversi. Vediamo, questa forse è l'ultima domanda.
studio scienze tecniche, posso fare dei corsi a parte per studiare letteratura? Sì, può già iniziare a inserire degli esami in più di letteratura già nel triennio, nei crediti a scelta. Poi andrà avanti magari a metterne anche qualche sovrannumerario, c'è un limite ai sovrannumerari, ma si può fare. E si può anche poi continuare a cercare di inserire corsi di letteratura nei crediti a scelta e nei sovrannumerari nel percorso magistrale, e poi se rimarrà ancora qualche buco lo dovrà colmare in altro modo, e ci sono dei modi altri per aggiungere corsi individuali al termine delle iscrizioni. Ci si può iscrivere ai test di due facoltà diverse? Sicuramente, sia all'interno dello stesso Ateneo che anche tra Atenei differenti, compatibilmente ovviamente con le date di ogni singolo test. L'esame di traduzione è previsto anche per lingue, culture e letterature straniere? No, nel senso che lingue, culture e letterature, a parte che la parola esame al singolare mi crea un po' di confusione. A scienze tecniche della mediazione linguistica avrete ben tre esami di traduzione in lingua inglese, uno per ciascun anno accademico, ciascun anno di studio, e un esame di traduzione al terzo anno anche per la seconda e per la terza lingua, quindi parliamo di circa quattro esami di traduzione. A lingue e culture straniere invece non ci sono esami specifici di traduzione, si fa un po' di traduzione all'interno dei corsi di lingua. Ci si può iscrivere a entrambi i corsi, o meglio presentarsi a entrambi i test? Allora ripeto, perché forse non è molto chiara, esiste un solo test ed è solo quello di scienze tecniche della mediazione linguistica. Per lingue e culture in pratica non c'è nessun test, vi potete iscrivere liberamente. Dopo che vi sarete iscritti a Lingue e Culture c'è una piccola prova online che però non ha valore selettivo, ma serve a noi a vedere il vostro livello di entrata. Quindi voi potete iscrivervi liberamente a Lingue e Culture, però se volete provare per STML prima fate il test per STML, vedete se lo superate decidete a quale dei due corsi iscrivervi. A STML o all'altro. Se non fate il test a STML non potrete mai iscrivervi a STML. Quando inizierebbero i corsi? I corsi per la nostra facoltà, per il nostro dipartimento, iniziano l'ultima settimana di settembre. Le date precise vengono pubblicate nel calendario didattico e sulle bacheche dei singoli docenti, perché poi ogni docente potrebbe non iniziare proprio il primo giorno, ma magari la settimana successiva. Va bene, questa era l'ultima domanda. E io resto a vostra disposizione via mail, eventualmente, se avete ulteriori domande. E vi ricordo anche che queste presentazioni live possono essere riviste su YouTube tramite l'apposito canale che l'Università del Salento ha predisposto. E quindi nel rivederle potete anche rivedere il PowerPoint e con calma fermarlo sulle varie slide e ragionarci con calma. Vi ringrazio e vi saluto, speriamo di vedervi il prossimo anno nei nostri corsi. Buona serata!